pigione viaggiatore. Vedete quelli ufficiali. E poi non dimentichiamo quelli non poi ufficiali. Quelli con cui importuna la gente, basta. Ah, quindi Francesca non ha accettato l'amicizia a Roma Futura. No, io l'ho accettata. L'hai accettata, allora andiamo a scrivere Donna Francisca. Donna Francisca. E vediamo che cosa esce. Perché, e perché c'è un nome tu strano, non ci sei. Francesca LOL Zaccarini. Ah, LOL. Hai detto il cognome? Esatto, grande! Era quello l'intento! Grandissima, grandissima! E l'ho detto in diretta, ma per fortuna non ci ascolta nessuno, ragazzi! Questo. E non ti trovo però qua! Io. Ma vediamo, qui ci sono 58 ascolti! Esatto, e poi io non adesso... Ma andiamo in condivisione io direi link, perché LOL. Perché c'è, non lo so questa cosa del LOL, Out LOL, of LOL. Love. Tipo allora, LOL. Allora vediamo un attimo perché abbiamo il grande nostro Franco Piatti in collegamento su Facebook. Gli abbiamo augurato la buona Pasqua, gli abbiamo detto che siamo in diretta, lui sta aprendo la trasmissione e lui è veramente uno dei villagordiani, old school, un gordiano. Un vero gordiano. Allora, torniamo a Nosotros. Che altro hai caricato? Intanto sto caricando Eric Clapton. San Francisco Bay Blues. Yeah. Ma quella la deve cantare Gianluca, ragazzi. Non sottraiamo Gianluca da questo compito. Perché Gianluca non risponde alla telefono. È vero. Ma tu la devi solamente intonare. Ci vorrebbe un goccio di whisky, qui purtroppo non vedo. Ma qui non si beve Gianluca. Whisky fa ma Gianluca, ma si potrebbe bere Gianluca, si potrebbe bere. No, da prendere. Ma perché no? Esatto. Si potrebbe. Ti stanno incastrando piano piano, vedo. Ti stanno incastrando. Stanno andando per la gola. Ma che ne pensi di Benitez? Ecco, incastrato, fregato, preso. Bene, grazie. Beh, un commento che prima non ho fatto è che da napoletano... Hai tutti i suoi album. Di Benitez, è vero? Sì, certo. Diciamo che la più grande delusione di quest'anno è proprio il Napoli, secondo me. Che era partito tutto quanto bello pimpante e poi neanche due partite. No, Benitez non lo vedo. Però Benitez è una brava persona, io lo conosco, sì. è una brava persona. Dovete sapere che Rafa Benitez è il marito della moglie. Della zia, della sorella, della cugina di José Blanco, il vice segretario del Partito Socialista Spagnolo. L'albero genealogico, genealogico. Intanto risalutiamo Franco Piatti che ci scrive: ho appena lasciato una foto di gruppo di ragazzi di Villa Gordiani, i miei figliocci camminano della grande Andrea. Bene, grazie Franco. Franco ci sta ascoltando, perché Franco ci ascolta sempre, oltre a fare la sua trasmissione. Franco Piatti, che è un vero Gordian Villa, ci ascolta sempre anche in queste ore notturne e noi lo salutiamo affettuosamente e gli facciamo tanti auguri di buona Pasqua. Allora, auguri. Bene, torniamo a Nosotros. Che significa quindi, a noi, brava, perché qui abbiamo la Francesca Lel Zaccagnini o Zaccagnino, dipende se era parente con la O, non sono parente di Zaccagnini, no, non c'ho origini. Ma scusa, ma il numero di telefono non l'ho capito. No, però io quello che sto facendo capire ai nostri radioascoltatori, che sicuramente i più avvezzi hanno capito, che la nostra Francesca è una ragazza che conosce, insomma, erudita, che conosce le varie lingue, le varie lingue estere, e che conosce la storia, insomma, di questo paese, e quindi sa benissimo la differenza che c'è tra Zaccagnino e Zaccagnini. Certo, assolutamente. Ma chi non la Zaccagnino sa? Che poi anche mi sono informata, Zaccagnini, come sappiamo, ex deputato della DC, che si vocifera, insomma, fosse stato lui insieme ad Andreotti ad uccidere Aldo Moro, cioè comunque i mandanti erano stati loro, perché poi alla fine si vocifera, è così. Sì. Mentre Zaccagnino c'è una derivazione popolare, che è la mia, viene da un piccolo paese della Basilicata, invaso da... si dice invaso? Certo. Invaduto da una famiglia albanese. Importante, insomma, quindi il dialetto è il dialetto albanese, il principato era un principato albanese, però le radici quindi quelle sono popolari e ho radici albanesi, perché l'erba perché in Albania si fuma l'erba.
No, vabbè, è una battuta stupida, io sono stupido e faccio le battute stupide. E siamo tutti stupidi, ragazzi, dai, dai, dai! Intanto ha scaricato Eric Clapton. Oh, tutto bene, molto bene, ha scaricato Eric Clapton. Allora, noi adesso io direi che lo possiamo... dove sta? Non lo miro. Don Alberto, dove sta? Aquí estoy. Alla playa, no, no, alla playa. Tu, la canzone. Ananas, ananas. Ananas. C'era, io mi ricordo, la prima volta che sono stato in Andalusia, alla playa de Torremolinos, c'è stava una donna, una mujer. Una guapa? Che, no, era una pobrecita. Un cesso. Sì, che camminava per la playa e ha detto, acqua freschita, Coca-Cola, e la do, acqua freschita. Quanto bello! Ecco, è simile. Tu potete pensare che a Malaga in agosto il sole... il sole scende che tu non lo vedi più all'angolo dell'ombrellone alle 8 e oh. Il buio arriva alle 23. Bellissimo. Quindi tu stai in spiaggia fino alle 10 di sera, sta lì sul lettino e questa dalle 7 di mattina alle 20, acqua freschita poverina, però doveva vendere, tu se facevi il pisolino dopo che hai letto il mondo deportivo e non riuscivi a dormire perché questa faceva questa cosa che era Francesca, no? E la dava, e la dava nel frattempo, no, poverina, e la dava, no, non la dava, no, e la dava è una cantante russa, la sì, la dava, la dava Sekharokova. Esatto. Sekharokova, sì, sì. Cosi Melo. Pure, esatto. Stava uno, sì. Ragazzi, non esagerate. No, Cocimelo. Cocimelo. Io mi ricordo perfettamente, non ogni tanto dice, oh, che te devo cocimelo. E tu Cocimelo. Cocimelo. Certo. Cocimelo. Esciva questa. Allora, caro Lorenzo, io direi di mettere appunto Eric Clapton San Francisco Bay Blues. Sì. E la ascoltiamo e poi la cantiamo. Gianluca. Ma io proporrei di cantarla nel frattempo ascoltarla, quindi come un karaoke. E come possiamo fare? Sei tu il tecnico, io sono un ignorante. Beh, tecnicamente se la canta Gianluca si può fare. Se la canto io non si può fare. No, certo, però come possiamo fargliela ascoltare a Gianluca? La dobbiamo dargli le cuffie. Certo, gli diamo le cuffie a Gianluca. Attenzione, attenzione, attenzione. Gli diamo anche il pulsante da spingere. No, gli cerchi il tasto qui, lui legge e canta il microfono. Ostia, è complicato, Io sono intelligente. Intelligente. Ok, allora e poi le facciamo cantare e l'inno all'allegria a Francesca. Sì, certo. Facciamo cantare il Candelabro. L'inno alla gioia. L'inno alla gioia. Allora, come ci organizziamo? Io adesso entriamo in un meccanismo che non intendo, cioè la fonia. E diamo le cuffie al nostro Gianluca? Io prendo le cuffie. Perfetto. Gianluca, le cuffie e il microfono. E il microfono. Microfona, sì. Che in argentino sì. Si dice. E vai, Gianluca, che cosa sei pronto? Mi sentirebbe entrare al testo perché qualche parola ti può sfuggire. Esatto. Ma no, ma vai, Gianluca. Cioè, tu devi capire che intanto siamo in Italia. In Italia l'inglese non lo sa nessuno. Gli standard sono quelli che sono. Va bene, facciamo partire il napoletano. Ha capito? Sì. Che cosa stiamo aspettando? Siamo pronti? Vamos! Vamos todavía. Il testo. Vai Gianluca, vai col senti? Tempo. E scuccia, non senti nada? Non sento nada. Ecco, stiamo bene. Ora? Ora la scuccia. Ora sta parlando. Chi è? Scusate. Ha ragione, rispondi, io credo però. Dovrai tagliare la canzone. È un placket, ok. Vediamo un attimo. Ci sono sempre applausi, ancora non ostia! Cioè, neanche ha iniziato già ad applaudire Gianluca. Sì, cioè. Non volevi cantare. Dai Eric, su! Dai Eric! Righetto! A proposito di Villa Cordia! Ragazzi, se passa Righetto devo organizzare un torneo di box. Il nostro sì, maestro Piatti ci può Ma avete preso un placco o concerto? Veramente. Da nada. Sì, sì, stiamo aspettando, Che dice? Andai finito on base. Ok John. Grande. Vadi. Sta prendendo il ritmo.
cara, come potete vedere, il movimento perfido di Gianluca. Essa frase se vai na I wanna find myself, by myself tonight. I wanna go telephone me speak. Hey baby, kiss me. Anybody, yes, I'm fantastic, okay, yeah. Francisco by night. E non voleva rispondere al telefono. Solo lo spettacolo, ragazzi. E queste sono le più grandi canzoni di insieme a Leila, no? Leila, la ricordi, no? Però ora lascerei cantare Eric Clapton perché ho paura di subissarlo. No, ma sei assolutamente bravissimo. Grande Eric a te. Grande Eric, un applauso a Gianluca. Bravissimo. Allora io direi di guardare il continuo della canzone e poi rientriamo nella... Certo, vai, vai. Siamo appena rientrati, ringraziamo Gianluca di questa grande performance. È stato veramente emozionato. No, io veramente, io che conosco Eric Clapton, io ho avuto la fortuna di vedere, di assistere a un concerto di Eric Clapton. Devo dire che Gianluca si è superato e devo dire che mi ha preso la lacrimuccia, mi è uscita. Grazie. No, è stato veramente bravo. San Francisco Bay Blues. Piacere. Allora, ricordiamo la trasmissione Show Random, inaugurata dai nostri amici di La Rustica con Rusticani allo sbaraglio, che la seconda loro puntata andrà in onda lunedì. Questa è la prima puntata del Gordian Villans allo sbaraglio. Quindi siamo qui allo studio di Villa Gordiani con Valerio, Lorenzo, Tiziana, Chiara, Gianluca, Sara, la Donna Francisca e Don Alberto del Littoral. Della Vega. Don Alberto della Vega. E Don Valerio. Valerio, che adesso vi faccio una domanda a Valerio. Valerio, qual è stata la serie TV che ti ha più colpito da quando hai aperto gli occhi, cioè da quando sei nato? Di che genere? Vai, tutte. Fanciullesca o questa è un po' più elaborata? Colpo grosso. Quella non era la serie TV, colpo grosso. Io mi ricordo solo quello. Ricordo bene Colpo grosso. Me lo ricordo perché l'ha detto, ha aperto gli occhi, vai, richiusi dopo Colpo grosso. No, scusa, per favore, Chiara, com'era? Chiara che fa la timida, ma una gran burlona. Com'era? Cin cin. Hai visto un po' cose che giravano. Bravissima, io adesso stavo così, capivo ancora. Allora, mettiamo prima la fanciullesca. Colpo grosso non era quella che c'era il tenerone pure, quello tutto rosa, grosso. No, non lo so, io mi ricordo solo Cin Cin. Io mi ricordo solo Cin Cin, esatto. Intanto i nostri radioascoltatori non possono vedere perché stiamo alla radio, noi stiamo alla TV,
ma la Chiara si sta mangiando, né, un cioccolato, un